Buongiorno di nuovo a tutte e a tutti per questa seconda parte di questa terza giornata di questo convegno sulla testimonianza in occasione del Premio Nazionale di Filosofia. Ben ritrovati, lo dico a ragion veduta, perché abbiamo Stefano Bracali che era presente con i suoi commenti e con il suo supporto già nella prima parte di questa giornata e ora ci saluta dicendo rieccomi Stefano Bracali. Ti risalutiamo anche per questa seconda sessione di questa terza giornata del convegno sulla testimonianza. Nella prima parte era prevista la professoressa Antonina Nocera, la nostra Nina, che è qui presente in questa sessione. E è stato un contrattempo, ma noi risolviamo sempre tutto in corso d'opera. Quindi Nina è qui presente con noi. Benvenuta, ben ritrovata. Grazie a te. Benvenuti e ben ritrovati a tutti gli ospiti che sono Federico Sollazzo, Riccardo Roni e Daniele Rizzuti. Via via li presenteremo e conosceremo. Io ora partirei, come sempre, mi metto davanti la locandina per ricordare il titolo degli interventi perché non li ho imparati tutti a memoria. Ok, e cerco il titolo. Eccolo qui. Che tra l'altro un bellissimo titolo della prima relazione di oggi, che è la relazione di Federico Sollazzo. Poi manderò in sovraimpressione tutte le informazioni relative a Federico per chi volesse saperne di più su di lui. L'intervento di Federico Sollazzo si intitola Fino al sublime, testimoni di ciò che si testimonia da sé. Benvenuto, ben ritrovato Federico, a te la parola. Grazie. Grazie Stefania, grazie per l'organizzazione, per l'invito, per la presentazione. Allora, per cercare di stare nei tempi previsti, ovviamente come tutti, farò una grande sintesi di questo intervento che fondamentalmente è molto teoretico e dovendo sintetizzarlo, farò delle affermazioni telegrafiche o quasi delle proposizioni wittgensteiniane, cioè affermando cose che poi dovrebbero essere sviluppate ovviamente ciascuna autonomamente, però qui le metto in fila per costruire un discorso che possa quantomeno delineare i contorni di quello che vorrei dire. Poi resta appunto il fatto che dentro ci sono tante cose che dovrebbero essere sviluppate più approfonditamente. Allora, per partire in questo senso, propongo subito una frase che a sua volta, come dicevo, poi dovrebbe essere sviluppata chissà in quanto tempo, una sorta di proposizione che è la seguente, ovvero che in qualsiasi sistema di riferimento, il senso di quel sistema di riferimento viene sempre dall'esterno. In qualsiasi sistema di riferimento, il senso viene sempre dall'esterno. Per senso intendo non solo ciò che produce, ciò che è contenuto all'interno di quel sistema, ma ciò che produce il sistema di riferimento stesso, ciò che ne produce i limiti, lo configura, la struttura. Senza il senso non solo mancherebbero gli elementi interni al sistema, ma mancherebbe lo stesso sistema. Ecco perché il senso di qualsiasi sistema di riferimento viene sempre dall'esterno del sistema stesso, perché il senso è ciò che produce il sistema stesso. Se fosse il senso già all'interno del sistema di riferimento di cui è senso, non sarebbe il momento originario di quel sistema, ma sarebbe il primo momento di quel sistema. E da un punto di vista essenziale c'è una grandissima differenza tra l'essere il momento originario o il momento o il primo momento. Perché il primo momento è già contenuto all'interno di quel qualcosa di cui è primo momento. Il momento originario invece sta all'esterno e dall'esterno rende possibile che poi ci sia tutto, incluso il primo momento. Quindi il senso non è semplicemente il primo momento, quella è una cosa diversa. Il senso è il momento originario e quindi in quanto tale sta al di fuori del sistema di riferimento di cui è senso. Cercando di dare un corpo un po' più concreto
a queste affermazioni che mi rendo conto che messe in questo modo risultano fumose, prendendo come esempio quello che adesso in maniera convenzionale e sintetica possiamo chiamare il nostro mondo interiore, possiamo dire allora che se prendiamo il nostro mondo interiore come un sistema di riferimento, tutto ciò che fa parte in maniera essenziale, cioè sotto forma di senso, del nostro mondo interiore viene dal di fuori del nostro mondo interiore, ovvero è qualcosa che lo attraversa. Non siamo noi in prima persona a produrre il senso del nostro mondo interiore, ma siamo attraversati nel nostro mondo interiore di questo senso. Un esempio un po' più filosofico, se prendiamo il termine in filosofia importante, greco antico, di physis, che non è da tradurre soltanto come natura, ma sarebbe da tradurre come una vera e propria perifrasi, cioè tutto ciò che è esattamente così come è. Ora, se prendiamo physis come sistema di riferimento, cioè tutto ciò che è esattamente così come è, e se applichiamo quello che sinteticamente ho detto un istante fa, allora ne risulta che il senso della physis viene dal di fuori della physis stessa. Cioè il senso di tutto ciò che è, questo ai fini di quello che vorrei dire oggi è importante, il senso di tutto ciò che è viene dal di fuori di tutto ciò che è. Per questo motivo, aprendo una piccola parentesi, soltanto delle cose pratiche si può dire che per arrivare a trattare una tal cosa è necessaria una tal conoscenza. Ad esempio, non so, la medicina o l'ingegneria. Per arrivare a trattare di argomenti di medicina è necessario prima averla studiata, quindi avere quel tipo di conoscenza. Per arrivare a trattare argomenti di ingegneria è necessario prima averla studiata, avere quel tipo di conoscenza. Ma per le cose essenziali non è così, perché le cose essenziali sono quelle che hanno a che fare con il senso. Ma se il senso viene dall'esterno del sistema di riferimento in cui ci troviamo, non c'è allora nessuna possibilità di studio, conoscenza o apprendimento delle cose essenziali, perché tutto quello che possiamo studiare, conoscere, apprendere sta già all'interno del sistema di riferimento in cui anche noi ci troviamo. E quindi al massimo possiamo arrivare a studiare quello che è già dato, ma non quello che dall'esterno lo produce. Riferendomi a questi esempi semplificati della medicina e dell'ingegneria, quindi il senso non è semplicemente ciò che rende possibile la pratica medica o la pratica ingegneristica. Il senso è ciò che rende possibile la parola e il concetto di medicina e la parola e il concetto di ingegneria. E la parola precede la pratica, così come il senso precede il sistema di cui è senso. Si può arrivare così anche a delineare due campi, due poli diversi: uno quello delle cose pratiche che in buona parte sono a disposizione dell'uomo, e uno quello delle cose essenziali, cioè che hanno a che fare con il senso e che in quanto tale non sono disponibili all'uomo affinché possa farne qualcosa. Possiamo cercare di utilizzare delle parole, metterci d'accordo convenzionalmente per definire questi campi. Ad esempio, da una parte possiamo definire il campo del sapere come quello delle cose che sono a disposizione dell'uomo, e quindi negli esempi che facevo prima la pratica medica o la pratica ingegneristica rientrano all'interno del campo del sapere. E potremmo spendere, sempre per definire questo campo, anche il termine tecnica, preso in senso moderno, non certo in senso greco antico, dove tecne significava altro, ma in senso moderno tecnica e sapere come il campo di quel qualcosa che è disponibile alla conoscenza umana, e quindi al fatto che l'uomo possa farne qualcosa, possa disporne. Dall'altra parte c'è un altro campo, quello delle cose essenziali, che invece potremmo definire con il termine sapienza, e qui il collegamento è spontaneo, filosofia, tensione alla sofia, alla sapienza, quindi
all'origine della filosofia, che è un qualcosa, che era un qualcosa di molto diverso da quello che è praticato nell'Accademia. Oggi ci troviamo in questo campo, nel campo della sapienza, non nel campo del sapere e della tecnica, che quindi cose che si possono apprendere, studiare, conoscere, ma nel campo della sapienza, che è qualcosa di molto diverso, che ora qui entreremo in un altro argomento, che è qualcosa che ha attinenza con il mito in senso preplatonico e non con la tecnica e con la scienza in senso moderno. Comunque, limitandoci adesso a quello che volevo dire, ecco, dall'altra parte il campo della sapienza e che potremmo definire anche il campo dell'arte. Arte, cioè, come il lasciar accadere ciò che in tutti i casi e indipendentemente dalla volontà umana accade, cioè il darsi del senso, e porsi in ascolto di questo darsi del senso. E quindi in questo caso, in questo campo, in questo altro polo, quello che fa l'uomo è un qualcosa di passivo che consiste semplicemente nel mettersi in ascolto di ciò che accade, cioè del protrarsi, dell'irradiarsi, del protrarsi del senso verso ciò di cui è senso. Ora, aprendo una piccola parentesi, tutto questo discorso lo si può applicare a qualsiasi forma di conoscenza, dicendolo in termini sintetici, anche se io preferirei dire arte, qualsiasi forma di arte, inclusa la filosofia. E allora qui, se vogliamo toccare questo argomento, si apre un tema gigantesco che riguarda lo status della filosofia nelle accademie odierne. Dico odierne perché già mezzo secolo o un secolo fa le cose erano alquanto diverse, cioè lo status della filosofia nelle accademie odierne è quello nel quale la filosofia viene trattata come una forma di sapere, quindi come una tecnica, e ovvero come qualcosa che è a disposizione dell'uomo e poi possiamo commentarla, studiarla, memorizzarla, eccetera, eccetera. E si perde così completamente il riferimento al fatto che la filosofia è una delle possibilità di ascoltare il protrarsi del senso, e che in quanto tale non ha nulla a che fare con lo studio, con la pratica, con l'apprendimento, perché tutte queste operazioni sono già all'interno della fiusis. Ma se la filosofia è una delle forme di ascolto di ciò che proviene dall'esterno della fiusis, allora tutto ciò che è all'interno della fiusis non è utile per superare la fiusis stessa. Qui si apre un discorso molto grande che ho soltanto accennato per dire, per mettere in questione quantomeno quello che si fa sotto l'etichetta filosofia nelle accademie odierne. Arrivando verso la conclusione, mettersi in ascolto, dicevo, mettersi in ascolto di un senso che sta al di fuori del sistema di cui è senso. Mettersi in ascolto di questo qualcosa significa quindi distaccarsi quanto più possibile dal sistema all'interno del quale ci si trova. Perché se il senso viene dall'esterno, allora evidentemente ci si deve distaccare per superare il sistema stesso. Ovvero è necessario superare quella soglia che, proprio in senso etimologico, e qui arriviamo al perché ho scelto questo titolo, cercando poi di legarlo con il tema proposto da Stefania, dicevo, si tratta di arrivare a quella soglia che proprio in senso etimologico la si può definire come la soglia del sublimen, sublime, cioè ciò che sta sotto il limite. Qual è il limite? Il limite evidentemente è il limite del sistema in cui ci troviamo. Ad esempio, prendendolo in senso generale, il limite della fiusis. Quindi noi siamo costretti, non è una scelta, a vivere sempre all'interno del limite della fiusis. Al massimo possiamo arrivare in prossimità del limite, cioè nel sublime, nel sublimen, ma lì rimaniamo con le nostre conoscenze. Andare oltre questa soglia, andare oltre il sublime, andare oltre questo limite, significa invece, e lo dico ancora una volta etimologicamente, andare al di fuori di questo limite, cioè ecstasis, lo stare fuori, ovvero andare nella dimensione dell'estasi. Quindi qui si tratterebbe proprio di superare la soglia del sistema nel quale inevitabilmente, necessariamente, sempre ci troviamo, e che è la soglia etimologicamente del sublime, e
ascoltare questo qualcosa che viene dal di fuori e che ci guida appunto verso il di fuori, l'ecstasis, lo stare fuori, e che evidentemente è un qualcosa di estatico, ecstasis, estasi, estatico. Ma questo qualcosa di estatico, e così arrivo alla conclusione, questo qualcosa di estatico non è qualcosa che sta nelle nostre mani, altrimenti saremmo all'interno della soglia del sublime, non è qualcosa che sta nelle nostre mani. E quindi quando riusciamo, per fortuna, non per bravura, tantomeno per studio, ad essere richiamati verso questo qualcosa di estatico e a penetrare all'interno di questo qualcosa di estatico, assistiamo ad un qualcosa che, ed ecco il titolo che ho scelto, assistiamo ad un qualcosa che si testimonia da sé. Noi non facciamo altro che prenderne atto, si testimonia da sé. E quando poi, dopo aver vissuto questo tipo di esperienza, non a caso non la chiamo conoscenza ma esperienza, perché la conoscenza è ciò che sta dentro il limite, quando poi, dopo aver vissuto questo tipo di esperienza, cerchiamo di renderne conto a noi stessi, cioè potremmo dire di testimoniarlo a noi stessi, a quel punto necessariamente riportiamo questo qualcosa di estatico all'interno della soglia nella quale anche noi ci troviamo. Testimoniarlo a noi stessi lo si può fare in tanti modi, con le parole scritte orali, con un'immagine, con un colore, con un suono, ma ogni volta che facciamo qualcosa di simile riportiamo questo qualcosa che si è già testimoniato da sé all'interno della soglia del sublime, sotto quindi il limite, dove noi possiamo farcene qualcosa e darne conto a noi stessi e testimoniarlo noi stessi. A quel punto non è più quel qualcosa che si testimonia da sé, a quel punto siamo noi che diamo testimonianza dell'aver vissuto un'esperienza in cui qualcosa si è testimoniato da sé. Questa dinamica produce anche delle opere, evidentemente, e queste sono esattamente le opere d'arte. Quindi qui ora mi rendo conto che lo sto dicendo in maniera estremamente sintetica, brutale e insoddisfacente, ma cercando una formula sintetica, che ovviamente poi deve essere approfondita, le opere d'arte, in prima battuta, le si possono definire come la testimonianza umana, e quindi inevitabilmente all'interno della soglia del sublime, cioè sotto la soglia, la testimonianza umana di ciò che si è già testimoniato da sé, ponendosi al di fuori della soglia nella quale l'uomo abitualmente abita, cioè l'estatico. Ora concludo dicendo che questo lavoro, che come ho detto diverse volte necessita di approfondimenti molto più vasti, ovviamente, è quello che cerco di portare avanti nel Centro Culturale Indipendente che da circa un anno e mezzo ho cofondato, che si chiama Crinò a School of Thinking as Art. Da settembre riprenderemo delle sessioni via Skype ad accesso libero, per chi fosse eventualmente interessato. Questo tipo di discorso, ora do soltanto le parole chiave, questo tipo di discorso cerco di svilupparlo attraverso una dinamica che passa attraverso specifiche parole chiave che sono, ora appunto posso solo nominarle, l'interessante, il divertente, il sublime e l'estatico. Sul sublime e sull'estatico ho detto due parole legandole al tema di Stefania, sul resto ora non posso dire niente, mi limito a definire le parole che definiscono il percorso: interessante, divertente, sublime, estatico, e questo discorso tende appunto verso, per legarlo al tema di Stefania, verso la testimonianza umana, quindi l'opera d'arte, di ciò che si è già testimoniato da sé, quindi l'estatico, indipendentemente dalla volontà umana. Sinteticamente mi rendo conto che era troppo sintetico, però questa è la necessità. Per me questo sinteticamente è tutto e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie infinite a te Federico per aver riassunto temi non facili e essere riuscito a dire tutto nei tempi. Sono temi ricchi che danno tanti spunti e sono temi che
in maniera diversa hai trattato durante le sessioni di Crinò, che invito tutti a seguire. Avevo detto durante la sessione precedente, che, in cui era presente Fulvio Sguerso, che è stato un relatore della sessione precedente, nonché un assiduo frequentatore delle sessioni di Federico. Io ho seguito un po' l'anno scorso, meno quest'anno per coincidenza di programmazioni, e cercherò di non farle coincidere più, perché mi piaceva tanto seguire le sessioni di Federico, mi è piaciuto tanto riseguirlo finalmente di nuovo qui, e ho intenzione di continuare. E volevo ricordare un po' di pubblicazioni di Federico, non ho fatto passare prima perché l'avrei coperto con queste immagini, quindi Federico Sollazzo nella collana di filosofia, transizioni, filosofia e cambiamento, quindi attenzione alla parola cambiamento, quindi associato alla filosofia al cambiamento, che è poi in linea con la speculazione di Federico. Poi qui, sempre nella collana di filosofia, studi su Martin Heidegger, quindi che cos'è la metafisica e altri scritti, e quindi a cura, questa è a cura di Federico Sollazzo, quindi ci sono vari saggi, la curatela è di Federico. E anche qui, sempre per quanto riguarda la collana di filosofia, sempre per quanto riguarda Heidegger, la questione della tecnica, e qui è presente un saggio di Federico Sollazzo. Mentre Federico parlava, io avevo fatto passare un po' di banner di presentazione, che un po' riassumono, un po' di temi chiave sono stati toccati in questa presentazione, poi Federico è stato più esaustivo rispetto a questa brevissima presentazione, qui diciamo chi è, quindi PhD in filosofia e teoria delle scienze umane, quindi ha insegnato sia a Roma 3 che in Ungheria, dove tuttora risiede, credo, no? E anche se fa un po' la spola tra l'Ungheria e qui. Quello che Federico sta sviluppando, si è capito già dal suo intervento, è una critica di quel che oggi passa per alta cultura, e quindi che l'ha portato ad abbandonare quella che è poi la carriera accademica, e che si basa sul considerare la filosofia non come una scienza ma come un'arte. Il discorso dell'arte Federico l'ha già fatto, l'ha toccato durante la sua presentazione, e ci ha anche detto perché. E quindi, se chi vuole approfondimenti su questa critica, quindi lui dice che attraverso il centro culturale Crinò, e qui c'è il link, che è qui in sovraimpressione, e poi questo link che stavo facendo passare, secondo di costruttivamente, eccolo. E quindi è molto interessante come conoscere un senso che si pone poi al di fuori del senso stesso. Gli spunti di riflessione sono tantissimi, io sono convinta